uccise! Al diavolo! Dov'era? L'hotel Wasan? Merda! Dopo! Torna qui! Se obbedisci ti uccido in fretta! Rivoluzionario di merda! È morto. Cosa? Vai, ti spiego dopo. Prendetela, fermatevi, eliminatela. Di qui non si passa. Allora andiamo. Sì. Bastare. Siete solo dannosi per la libertà. Dovete morire. Cosa c'è? Io non so più come uscire. Mi arrampico e guardo da su. Dove andiamo? Non sono lontani! Hai qualche idea? Hai qualche idea? Provateli! Un bastardo neutrale! La farai! Ammettilo, ti sei perso? Diamine, altro vicolo cieco. Non si vede un bel niente qui. Come usciremo da qui? Devono essere qui vicini. Hai questa idea? Mi strapperò quella lingua da moderare.
Ce ne sono due là. Tu prendi Kobo, io il suo amico. E ora... Adesso... Sono in troppi per poter passare. Dobbiamo collaborare, eliminarli in silenzio. Credo che siamo tutti. Ci siamo. Sta arrivando un bel gruppo però. Sa passare di... Che schiaffo! Alto! Tiratore! Li vedo. Forse avrai una visuale migliore dal tetto. Non sono lontani. Trovateli! Vai, li distraggo io. Fidati. Ti aspetto domani al caffè teatro. Ti spiegherò tutto. Sei pazzo. Ci sarò. Potrei fare un po' tardi. Dannato io. Non puoi fare quello che vuoi fare. Yeah.
Vai giù. Un divertissement intéressant. Allora? Allora. Ti sei dato da fare? Per trovare l'uomo che ha ucciso tuo padre, sì. Auguri. Ha ucciso parte dei miei alleati e ridotto tutti gli altri al silenzio. E non mi sono avvicinata a lui rispetto a 2 anni fa. L'ho visto. Cosa? Quando? Dove lo trovo? Non mi sembra una buona idea. Ti vuole morta, Elisa. Che c'è? Vuoi proteggermi? Voglio aiutarti. La confraternita ha risorse, uomini. Non dirai sul serio. Non mi fido degli assassini. Ti fidi di me? Non sono cambiato molto, Elisa. Elisa, sono lo stesso che distraeva il cuoco mentre rubavi i biscotti. Lo stesso che è riuscito a tirarti fuori da quel frutteto pieno di cani. Va bene. Verrò alla confraternita. Ascolterò l'offerta. Offerta forse è un po' troppo.
Ma è... Schifosa Templare. Che hai in mente? Davvero? Sono un po' paranoici in fatto di sicurezza. Due svolte a destra, 73 passi, giù per una rampa di scale, sinistra e ancora a destra. Ricordo bene? Che diavolo hai fatto stavolta, idiota? I Templari intendono ucciderla. E tu l'hai portata qui? La confraternita ha risorse, uomini. Taci! Bene. Cosa abbiamo Ciao, qui? Ciao, Arnaud. Mi chiamo... Per la miseria! Levatele la benda! È ridicolo! Io sono Elise de la Serre. Mio padre era François de la Serre, Gran Maestro dell'Ordine Templare. Sono qui per chiedervi aiuto. Continuate. Mirabeau. Dobbiamo riaprire questo dibattito? Voglio e devo, maestro Kemar. Se non vedi il vantaggio di un'alleanza con la figlia di François de la Serre, dispero per il futuro! Continuate, signorina de la Serre. No, ci risiamo. Non siete uomini con cui di norma tratterei, signore. Ma mio padre è morto, come i miei alleati templari. E se devo rivolgermi agli assassini per vendicarmi, così sia. Che stronzate! È un trucco! Per colpirci a tradimento! Io dico di ucciderla e spedire la sua testa! Bellec! Basta! Sarà meglio tenere questa discussione in privato. Se vuole scusarci, signorina della Serre. Ma certo. Arno, forse puoi farle compagnia. Avrete molte cose di cui parlare. Amico mio, come va? Sapevo che sarebbe andata così. Dagli tempo. Mirabeau li convincerà. Dico a te! Riusciremo davvero a trovarli? Non stavi esultando! Dopo tanto tempo. La sua fortuna si esaurirà. François Germain credeva che la Frenière... François Germain? Sì. Ma dov'è? A bottega in Rue Saint-Antoine, perché? Ma cosa... Elise! Oh. Ma dove stai andando? Che stai facendo? E scopriremo cosa... No, non ti sfuggirai! Ti salverai! Vai, dai! Puoi sfuggirmi! Rallenta! Ti farò fuori! Aspettami! Pourtant l'air civilisé. Ah Elise! Che cosa ti ha preso? Arnaud, François Germain era il vice di mio padre. Cosa? Fu espulso dall'ordine quando ero più piccola, per opinioni non ortodosse su Jacques de Molay, qualcosa di simile. Ma dovrebbe essere morto. Da anni ormai. Forse lui non lo sa. Vorrei proprio fargli qualche domanda. Anch'io. Niente. Di sopra. Il suo laboratorio era su. Andiamo.
Forse non era lo stesso Germain. Alto, grigio, occhi di due colori diversi. Va bene, forse è lo stesso Germain. Sembra sia vuoto. Elise. Non dirmelo. È una trappola? È una trappola? Moderato di merda! Bene, brutto figlio di frate! Guarda, hai quasi solo l'azione! È stato divertente. Come quella volta a Marsiglia. Ma con un po' di sangue in più. Non c'è niente qui. Sapeva che l'avrei scoperto prima o poi. L'abbiamo perso ancora? Forse no. Cerchiamo bene. Chiusa. Forse potrei... Esatto! Adesso capisco perché era chiusa a chiave. Arnaud, guarda. È lui, il bastardo che ha ucciso mio padre. Dobbiamo dirlo a Mirabeau, prima che... Ci penso io! Ci vediamo a casa di Mirabeau. Sta giù. Tu li vedi? Le finestre al di là della strada. Attenzione! Iniziato. Qui vescovo. Mi senti? Hai fatto un ottimo lavoro. L'hai trovato. François Thomas Germain, gran maestro dei Templari, nonché un saggio. A quanto sappiamo, è il secondo saggio salito al vertice del potere Templare. È preoccupante. Finché non sapremo altro su Germain, resta con Arnaud. Forse è sopravvissuto al gran maestro e può portarci al suo corpo. A più tardi.
Allora, esatto. Da che parte di che cazzo mi stai accusando? Chi combatti? Non sono un traditore. Che problema hai? Sei un realista. Senti, allora... Hé l'ami, on cherche à s'informer par ici.